Come ogni anno, la festa della Madonna della Pace, giunta alla 31esima edizione in Borgo San Rocco, si trasforma in un'occasione per coinvolgere una grande comunità formata da borghigiani e ravennati. Si tratta della cena che raccoglie tutti i borghigiani, quelli che hanno vissuto nel Borgo e hanno frequentato la parrocchia di San Rocco, anche se si sono allontanati, tutti gli anni c'è consuetudine che si ritrovino per vari festeggiamenti, eccetera, e soprattutto c'è questa cena che viene sempre organizzata tutti gli anni, perché il Borgo San Rocco, a differenza degli altri borghi, è l'unico borgo di Ravenna che ha una sua unicità e quindi raccoglie tutti questi festeggiamenti e tutti sono affezionati, i vecchi borghigiani che, anche se sono trasferiti da altre parti, continuano a venire tutti gli anni a questa festività. Quindi un'occasione per rivedere anche persone che magari non si vedevano da tanto. Certamente che si vedono gente che non vediamo da un anno o due, perché alcuni certi anni non possono venire per ragioni o di lavoro o anche di malattie, perché siamo anche molti di una certa età e quindi praticamente capita che ogni tanto ci sono delle defaianze, però normalmente ci si incontra. Io ho già incontrato stasera un sacco di gente, alcuni li ho visti, sì, vabbè, qualche mese fa, ma insomma non è che ci si incontri facilmente perché stanno in altre parti della città. Così. Chiudiamo il borgo, chiudiamo la piazzetta Romolo Ricci, dove ci saranno dei giochi per i bambini, e qui ci sarà lo stand per mangiare e poi alla sera ci sarà alle ore 21 un concerto di un gruppo musicale. Quindi è il momento più grande, diciamo, della nostra festa, più è il momento esterno, perché prima lo facciamo nel nostro cortile, e quindi questo qui invece è aperto a tutta la città. Domenica tradizionalmente noi facciamo la festa, innanzitutto gli anniversari dei matrimoni, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 anni anche abbiamo. Domenica avremo 33 coppie che festeggiano questo anniversario alle 11:15, e poi alla sera c'è un gruppo dei nostri giovani che hanno preparato uno spettacolo, e si concluderà la serata con l'estrazione della lotteria, con numerosi premi che abbiamo, fra cui la macchina che vede nel cortile. 31esima sagra della Madonna della Pace, l'appuntamento, diciamo, più legato così al gioco è sicuramente la lotteria storica. Mi racconta di cosa si tratta? L'organizzazione di questa lotteria qui è stata ideata perché abbiamo dei servizi che ci richiedono una certa quantità di soldi, in soldi proprio, in lire, in euro, per mantenere il cibo, per dare il cibo a quelli che ne hanno necessità. E noi abbiamo una mensa, abbiamo un dormitorio, abbiamo delle attività per cui dobbiamo, in parrocchia dobbiamo fare. Però tutto è nato dal fatto che Don Ugo ha sempre detto che insomma dobbiamo dare non soltanto dei soldi, ma dare anche del nostro lavoro e via discorrendo. Perciò ci impegniamo in parecchi campi durante questa festa.